thank <laughs> you Un saluto a voi tutti, il consueto appuntamento con l'editoriale in questo lunedì 29 aprile. Grazie di essere sintonizzati con il programma 97, con Telemaig, con il MAIG Notizie. Potete poi seguire anche le altre edizioni oltre che questa, dove sul nostro sito www.telemaig.com. Sui social, insomma, anche redazioni Telemag su Facebook è a vostra disposizione come l'indirizzo di posta elettronica telemag.it Cosa abbiamo preparato oggi? Quando dico questa frase, o meglio dire adesso che l'ho appena pronunciata, mi viene in mente la mamma sintonizzata sui programmi di cucina e non se ne può più a tutte le ore. Un tempo era solo a mezzogiorno, la ricetta, la cucina, adesso a qualsiasi ora, su tutte le tv. Ecco, la minestra che io vi posso offrire non è altro che un po' di riflessione. Sì, perché come ci ha insegnato una illustre professoressa di Acquiva delle Fonti, la Colamonico, l'importante è che la mente vada in palestra. La palestra della mente. Sì, noi andiamo in palestra, i muscoli, un po' di attività fisica, ma non ci rendiamo conto che è importantissimo, rilevantissimo invece andare in palestra, portare in palestra la nostra mente. E come possiamo farlo? Non fossilizzandoci con Gino, con Nicola, con Giovanni, con Francesco, con chi che sia. Cambiate programma. Leggete tanti giornali, vedete tanta tv, parlate con tanti amici, ma soprattutto non rimanete seduti davanti a un monitor a leggervi le fake news che stanno sul web o sui social. Sì, è importante stare su Facebook, è importante guardare il computer, stare sul web, però non deve essere l'aspetto rilevante, non dobbiamo trascorrere la maggior parte del tempo davanti a un personal computer in questa maniera passiva. Quindi tutto quello che occorre per rendere la nostra mente sempre allenata giorno per giorno e non farsi portare a braccetto come molti vedo su Facebook. Fanno il copia e incolla e soprattutto, mi dispiace dire, dal punto di vista politico fanno il copia e incolla e fanno diventare come le catene di Sant'Antonio chissà quante fesserie. Solamente perché si ha un simbolo di partito e si dice una frase viene fatto il copia e incolla e diventa virale. E quella cosa che potrebbe essere anche, estrapolandola, una fesseria, diventare una frase senza senso, diventa discriminatoria, diventa offensiva, diventa fuorviante diventa un copia-incolla che può più far danno che portare miglioramenti a chi che sia, sicuramente a chi lo andrà a leggere. Frasi senza senso, copia-incolla che non hanno motivo di essere fatti. La politica non è questa. La politica è tutt'altro che il copia-incolla su Facebook, no, è tutt'altro che essere leoni da tastiera. E la nostra società si è svilita. Sì, noi siamo svuotati. I nostri valori non ci sono più, perché sono affogati, se ne sono andati nel mare del web, nel mare del social, nel mare dell'indifferenza, nel mare del non aver più il coraggio, la voglia, l'opportunità di confrontarci. Il confronto ci fa crescere, sì, ed è da piccoli che i nostri genitori ce lo hanno insegnato, ed è per questo che andiamo a scuola. È il nostro primo giorno all'asilo, la scuola materna, è il nostro primo giorno al catechismo, i timori, è il nostro primo giorno a mangiare con gli altri. E quante volte è stato anche la leva il nostro primo giorno. Ogni esperienza nuova è stato il nostro primo giorno. E ci porta quella carica, quell'agonismo, diremmo in termini sportivi, che ci rendono vivi, ci rendono protagonisti, ci rendono attori, ci rendono esseri umani e non leoni da tastiera, che supinamente recepiscono quelle frasi e si convincono che tutto quello che vedono in quel monitor è realtà e spesso invece sono tante fesserie. Ma l'aspetto che più mi piace mettere in risalto oggi è il parlare di questo articolo della professoressa Silvana De Mari. Ne sforna di tanti, tantissimi e belli e profondi, e stuzzicanti, e certo, a me è piaciuto e quindi queste emozioni che ho provato nel leggerlo eh, voglio condividerle con voi anche se questo mezzo freddo non ci dà la possibilità di guardarci negli occhi e di verificare se io sorrido voi che fate, se io starnutisco voi che fate, se ho l'affanno voi che fate, insomma, non ci dà questa possibilità, ma il loro riscontro lo otteniamo dalle vostre mail, dai vostri commenti su social, dal fatto che incontrandoci qualche chiacchiera tra di noi la facciamo e quindi ci rendiamo conto che evidentemente a qualcosa serve questo mezzo freddo che qualcuno vorrebbe buttare in soffitta perché pensano e essendo nuove generazioni che sia il web il futuro e che il vecchio debba essere buttato nel water, come scrive qualche grillino nel cesso. Addirittura, io ho scritto a un mio amico e ho detto ma questi vi fanno perdere i voti perché se scrivono sul loro profilo la tv deve andare a finire nel cesso, ecco, oserei dire che le persone che si permettono di dire queste frasi dovrebbero essere cacciate dall'interno di un movimento e non devono avere ancora la possibilità di avere il logo del partito alle loro spalle o su social. Ma è un altro argomento, sì, perché parleremo in un altro momento della par condicio in tv. E sul web di tutto di più, sì. In tv bisogna misurare i secondi, i minuti e stare attenti alle frasi. Su web si può fare di tutto. Come se fossimo nella spazzatura, in una discarica, buttiamo tutto dentro senza problemi. Perché in tv vige la parcondicio e sul web invece la propaganda elettorale a fiumi anche durante le elezioni e anche durante l'apertura dei seggi? Ne parleremo in un altro momento. Quindi la professoressa De Mari ci stuzzica e ci dà tante belle informazioni. E soprattutto ci dice che le emozioni costituiscono quella biochimica che ci rendono invulnerabili, che ci rendono protagonisti, che ci rendono essenziali nella società e ci rendono normali, con la voglia di vivere, con l'ottimismo. Sì, ci dà l'antidoto anche alla sofferenza, gioie e dolori. La biochimica delle emozioni è importante e ce ne sono poche attraverso il web, ce ne sono poche attraverso la tastiera, ce ne sono molte quando invece ci incontriamo anche al bar a prendere un caffè, anche adesso guardandoci in tv. Ecco perché è importante la palestra della mente, perché queste cose le dobbiamo sapere. Certo, non dobbiamo ammassarci a quello che ci vogliono far sapere affinché si possa essere meglio controllati, vigilati e portati a mano a mano, fino alla cabina elettorale, come se ci fosse lì qualcuno dietro alle nostre spalle a dirci metti la X lì. No, noi non siamo questi. Noi siamo esseri umani, abbiamo la libertà di espressione di pensiero, l'intelligenza e quella la dobbiamo formare tutti i giorni, la dobbiamo movimentare con questa palestra della mente, con come si fa con un forno, immagazzinando sempre di più teorie, articoli, informazioni, confronti. E allora che dice la nostra cara professoressa? Che questa biochimica delle emozioni non è schematica come lo può essere in una trasmissione televisiva, in un articolo di giornale ha bisogno di tante, tante pagine, ma noi per ragioni di tempo e lei per ragioni di spazio della testata, della cartacea, deve sintetizzare e quindi deve schematizzare, ma non è così. Ma vediamo i punti salienti. E parte la professoressa dalla religione. Dice la religione è rilevantissima. E quante volte ci è capitato di dire, "E eh, tu hai un santo in paradiso? è il tuo genitore l'angelo custode, il tuo angelo custode è la nonna è la zia è questo e quest'altro è il fratello è questo e quest'altro e quindi? E sono detti popolari ma in realtà sono cose che fanno parte della biochimica di quelle emozioni, di quel sostegno che ci danno il coraggio e la voglia di vivere e ci danno l'antidoto per non cadere in depressione e per non essere quindi soggetti passivi della nostra società. E quando noi facciamo parte quindi di un gruppo, quando abbiamo fede, quando crediamo e facciamo parte di una religione, quindi essendo credenti, abbiamo una forza in più. È come quando il bimbo inizia a ad abbeverarsi dal sostegno dei genitori. La mamma che lo guarda con affetto, uno sguardo, una carezza, e lì dice la professoressa, aumenta la serotinina. Vediamo un po', non voglio sbagliarmi, sì, aumenta. È un effetto placebo, basta quell'affetto e c'è questo aumento di endorfine come quando si prega ha lo stesso effetto certo non quando la mamma si arrabbia e ti rida lì no non c'è l'aumento di nulla anzi diventa negativo ma quando c'è quello sguardo quella risatina quel rapporto amorevole della mamma o del papà c'è questo aumento dell'endorfine e questo è spiegato, come per la religione, in un bellissimo libro del professor Fabrizio Benedetti, che ha il titolo In effetto placebo, effetto nocebo. Perché le endorfine, è ben scritto, entrano pesantemente nel processo della guarigione, processo che si accelera se un medico molto accudente ci fa sentire che è bravo e che tiene a noi. Eh, C'è differenza da un medico tatatatà ta, avanti l'alto, tatatatà ta, avanti l'alto, tatatatà ta, avanti l'altro, e quello invece che è come un amico, è come un papà, che con il suo affetto, con la sua umanità ti dà quella forza in più, oltre alle medicine che poi ti dovrà prescrivere. E quindi questo ci fa sentire meglio, ci rende positivi, perché vediamo nell'altra persona qualcuno che ci stima, qualcuno che ci prende in considerazione e che quindi ci sostiene. Le endorfine servono a potenziare il sistema immunitario. E questo lo hanno scoperto e ben lo, ne hanno verificato le proprietà terapeutiche, chiamiamole così, in America chi? E tutte quelle, quelle aziende che sono titolari, proprietari delle assicurazioni. No? Sappiamo bene che in America per poter essere curato, per poter accedere negli ospedali, devi avere una polizza assicurativa. Non è come in Italia dove è tutto a carico dello Stato. La sanità viene pagata dal cittadino. E queste agenzie, queste aziende si sono rese conto che tutte quelle persone che ricoverate pregavano erano seguite da chi li aiutava con amore, con carità, con affetto, avevano effetti positivi e stavano meno tempo in ospedale e che utilizzavano meno medicine per guarire. Insomma, sì, loro ne hanno fatto un discorso prettamente economico perché meno farmaci gli venivano somministrati e meno spendeva l'assicurazione e quindi ci guadagnavano. Meno tempo stanno in ospedale e meno doveva pagare l'assicurazione alla clinica. E quindi là è stato un discorso prettamente economico. Per noi italiani è, è invece un discorso prettamente umano, prettamente quale valore di vita. Ed ecco perché, dice la professoressa De Mari, in alcuni casi si parla di miracoli, sì, perché la religione, perché l'affetto, perché tutto questo amore provoca questo aumento delle endorfine e quindi ti permette di guarire anche dove il farmaco non è riuscito. Anche Primo Levi con il suo intuito, ne parla in un suo libro di questi effetti, quando scrive I sommersi e i salvati. Ora, quando, dice la professoressa, si tiene in mano un rosario, quando io tengo in mano il rosario che è appartenuto alla mamma, della mia bisnonna e poi per generazione in generazione si è tramandato fino alle mie mani, è consumato. Io sento lì questa, questo effetto, questa chimica, questa umanità come se riscoprirsi quei momenti di chi in passato ha pregato. Ecco, in questi casi, come quando alleviamo i nostri bambini. È importante questa azione, questo effetto biochimico, perché altrimenti si consumerebbero più farmaci, altrimenti se ne potrebbero consumare di meno, a secondo se noi vogliamo fare leoni da tastiera o vogliamo fare gli esseri umani, vogliamo ritornare a fare quelli che eravamo un tempo a fare famiglia, a fare catechismo, a ritornare in chiesa, a ritornare a frequentare la scuola non perché devo studiare, ma perché devo gioire con gli amici tra i banchi, perché devo fare squadra, fare sport. Ma non è solo questa delle endorfine l'aspetto positivo, perché a seconda della del rapporto che si ha, a secondo dell'esperienza che si ha, si produce anche serotonina. E se io ho più serotonina, dice la professoressa, devo usare meno Prozac, meno farmaci. Se ho più serotonina e endorfine, che hanno contribuito a farmi crescere mio padre, mia madre, i miei nonni, i miei bisnonni, la religione, la famiglia, gli amici, l'amore delle persone che mi hanno circondato, e meno sono depresso. Anzi, la depressione per me non esisterà mai, perché ho tanto di serotonina che di endorfine, che non ho bisogno di null'altro. Se non della mia coscienza, della mia moralità, di questi miei valori per poter andare avanti nella mia vita e non rinchiudermi in me stesso. Questa è una persona a cui abbiamo chiamato prima e non ha risposto e mi sta dando fastidio adesso durante l'editoriale. E certo che dà fastidio, perché se non rispondi alla mia chiamata, poi non devi dar fastidio quando una persona sta lavorando se ti ha mandato un messaggio che sono al lavoro. Ma eh, che cosa dobbiamo fare? Si abituati ad agire così nella nostra società, alla mancanza di rispetto dell'altra persona. Ne abbiamo parlato in una scorsa puntata. Ognuno pensa ai fatti suoi e se ne frega di ciò che può stare a fare l'altro nel momento in cui io sono libero. E nel momento in cui sono libero io, lui deve essere l'altro a mia disposizione. Questa non è una società così fondata sui valori e sul rispetto, ma sui propri interessi. Ed ecco lo sfascio della famiglia, della società e dell'intero Stato e dell'intera comunità, che possa essere nazionale o europea, la perdita dei valori, del rispetto degli altri. E allora voglio concludere con che cosa. Con il fatto che basta poco quindi, basta ritornare ad essere umani per poter vivere meglio, basta ritornare a essere meno robot per vivere meglio, basta ritornare a essere se stessi per vivere meglio e non il copia e incolla dell'altrui persona o di chissà quale altra idea che ho visto di passaggio su web o su messaggio o su chissà quale emittente televisiva. Se noi siamo capaci di essere noi stessi, se noi siamo sempre più capaci di ritornare alle nostre origini e i nostri genitori, i futuri genitori, sono sempre più capaci di fare i genitori e di non lasciare alle N in numero babysitter i nostri figlioli, Sicuramente la società andrà meglio perché le endorfine, questa positività, questa, questi anticorpi, il nascituro col passare del tempo, non può che acquisirli dall'amore del genitore, non certo da una babysitter, non certo da altri soggetti che non possono avere questo feeling, sicuramente non possono avere questo amore materno. E quindi ritorniamo a dire che la famiglia sacra è rilevantissima, importante. Con... E indipendentemente da chi parla dei nomi da mettere sulla carta d'identità, e indipendentemente da chi dice che le cose sono uguali, indipendentemente dal passato, per me non lo sono, ma non voglio creare adesso un altro argomento su chi parlare. Voglio solamente sottolineare che nel momento in cui il bimbo è stato privato di che cosa? È la scienza che lo dice. È stato privato del papà e della mamma. C'è un qualche cosa in meno che ha rispetto agli altri. Se un bimbo è stato privato del grembo materno, e poi seguito dalla stessa mamma, viene privato da altre situazioni. E quindi, con buona pace di chi vede nel 3000 i miei, o magari oggi, i miei convincimenti retrogradi, io me ne frego, e vi dico che sono sempre più convinto che se si recupera la Sacra Famiglia, se si recupera la voglia di stare insieme, di rispettarsi, di socializzare, come ci hanno insegnato i nostri genitori e i nostri nonni, avremo meno tecnologia, saremo meno all'avanguardia, ma saremo senz'altro più esseri umani. E a noi questo interessa, vivere non in maniera depressa o oppressi da chissà quale altra mente diabolica che ci fa pensare che le cose strane siano quelle normali. Un saluto a voi tutti. ・はい。<music>